destra politicamente sta con lo Stato. E lo Stato non è che coincida col governo del momento. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, io penso a nome del gruppo di Fratelli d'Italia di ringraziarla non soltanto perché appena ha avuto le notizie di cui il Parlamento le aveva chiesto conto, ce le ha fornite. Come capogruppo sono stato informato la scorsa settimana della sua disponibilità. La Camera non svolgeva i suoi lavori per ovvie ragioni, ma non appena i lavori sono iniziati, ella ha inteso completare la sua precedente illustrazione, che pure era stata richiesta da alcuni gruppi parlamentari, e mi sia consentito di dirlo sul piano politico, lei ha chiarito tutto ciò che andava chiarito su questa vicenda. Non vi sono più dubbi, non vi sono dubbi in ordine a tutto ciò che ha fatto il suo ministero a riguardo di Cospito. Voglio aprire una parentesi. Quando noi politicamente siamo intervenuti sul caso Cospito non l'abbiamo fatto per un accanimento terapeutico nei confronti di un estremista di sinistra, l'abbiamo fatto perché ritenevamo e continueremo a ritenere che l'applicazione del 41 bis sia una cosa estremamente seria e non possa essere subordinata a comportamenti individuali che assume una persona per mettersi in condizioni dall'essere sollevato da una misura che è stata decisa opportunamente dall'autorità competente. E aggiungo di più. Non è un caso che si parli di revoca, perché questo provvedimento, signor Ministro, non l'ha iniziato lei. Questo provvedimento non è stato suggerito a chi legittimamente lo ha adottato da questi banchi. Questo provvedimento è stato assunto da chi l'ha preceduta nell'incarico, con le ragioni che evidentemente sussistevano allora e con le ragioni che sussistono tutt'oggi. Ma le dirò di più. Noi abbiamo cercato anche, perché attorno al tema del 41 bis a Cospito si è aperto un dibattito su tutto il tema del 41 bis, beh, noi abbiamo anche cercato di dire che è opportuno in questo momento, in un momento in cui non vi è la certezza, ma il legittimo dubbio, che si possano saldare attorno a questa battaglia politica, battaglie anche da parte di altre forze che probabilmente utilizzano una battaglia politica per fini sicuramente personali e non nobili. Mi riferisco a mafie, camorre, jihadisti e quant'altro. Beh, allora io penso di poter dire che quella mozione che noi abbiamo presentato e con la quale si ribadisce da parte del Parlamento l'opportunità del 41 bis non deve essere intesa come una provocazione, ma per quanto ci riguarda è una testimonianza di coerenza di atteggiamenti, perché quando nel 1992 la destra di allora, il Movimento Sociale Italiano, era all'opposizione del governo, venne presentato in quest'Aula nel mese di agosto la conversione in legge di un decreto presentato dal pentapartito e noi non facemmo distingui. Non dicemmo siamo all'opposizione e non votiamo certi provvedimenti. Lo fecero altri! Lo fecero altri che voi ci hanno voluto insegnare l'antimafia in quest'Aula. Non lo facemmo noi. E dirò di più. Quando nel 2002 un altro decreto legge volle introdurre non la periodicità del 41 bis, ma la sua definitività per quanto riguarda l'applicazione del medesimo, beh, noi eravamo lieti di far parte di quella maggioranza come destra politica di Alleanza Nazionale. E quando nel 2009 si passò dai 2 anni della durata del provvedimento ai 4 anni del provvedimento, anche quello governo di centrodestra, noi fummo lieti da questi banchi di votare a favore di quella misura, perché la destra politicamente sta con lo Stato. E lo Stato non è
che coincida col governo del momento. Lo Stato è innanzitutto un insieme di poteri che ne difendono l'esistenza nei confronti di coloro i quali lo vorrebbero abbattere. E allora, vede, signor Presidente, io vado brevemente all'ultimo punto che è stato toccato in quest'Aula. Non parlerò del 58, articolo 58 del regolamento, che è stato già soddisfatto e che avrà una sua conclusione con un giudizio di una commissione di cui la Camera potrà prendere atto senza discussione. Non parlerò, come qualcuno spesso fa sui giornali, di un fascicolo penale aperto all'insegna dell'articolo 326 del Codice Penale, mi pare che sia stato detto così sui giornali, per vedere se vi è stata o meno una rilevazione del segreto d'ufficio, perché su questi banchi noi non ci sostituiamo alla magistratura. Ma dirò che da quello che lei ci ha detto e ci ha confermato, rimane scolpito in quest'Aula che nessuno da questi banchi ha violato qualsiasi norma di legge o ha fatto atti contrari ai propri doveri d'ufficio. Questo non lo accettiamo! Perché lei ha citato fatti inoppugnabili e non pettegolezzi. E noi stiamo coi fatti e non coi pettegolezzi.